sono alcune parole tra le tante che possono definire chi è Françoise Montessier. Coraggio, determinazione, curiosità, tensione verso la libertà. E queste sono le caratteristiche di una donna che ha vissuto in un mondo tipicamente maschile, quello del mare. Françoise è una madre di 3 figli con una professionalità in crescita che decide di lasciare tutto e imbarcarsi per un giro intorno al mondo. Lo fa con il marito, il secondo marito, Bernard, e insieme sono una coppia protagonista della prima parte della nostra storia. Lei era strattonata tra una vita terrestre e una marina e così decidono insieme di salpare e di fare 60.000 miglia in barca a vela. Se volete potete leggere la sua storia nel suo libro che è Io, Bernard e il mare, ma oggi preferiamo raccontarvela. È una storia fantastica, è fatta nella prima parte su una barca che si chiama Joshua, 12 metri, inizia nel 63 e nel 63 salpano e fanno il giro del mondo in barca a vela. Quel giro si svolge quasi ininterrottamente, solo con brevissimi e gioiosi momenti di ricongiungimento con i 3 figli. Il giro dura fino al 1966 e ha modificato talmente tanto il suo punto di vista da farle scrivere a pochi giorni dal rientro: a parte i ragazzi che sono così felici di rivedere, mi domando cosa mai andiamo a fare in Francia, in un paese civilizzato nel quale non ho più tanta voglia di tornare. Sarei pronta a continuare verso il Mar Rosso. Il giro che fanno è bellissimo. Fanno Marsiglia, Panama, l'Atlantico, il Pacifico, doppiano Capo Horn, per i velisti insomma si tratta di più o meno come la scalata dell'Everest, ecco. Poi più tardi veleggiano per il Mediterraneo, verso il Mar Rosso, poi l'Oceano Indiano, giù fino a Singapore. La sua storia è una grandissima storia di mare e di vela. E Françoise è una donna che guarda e vive la natura, se ne appropria, è indipendente, attiva e responsabile, ma in questo giro si lascia anche guidare e proteggere da Bernardo. E per chi va in barca a vela c'è un mix di libertà ma anche di timore e anche di paura. C'è un passaggio in cui probabilmente lei si lascia andare e dice: Bernardo aveva una fiducia totale in me, ma io ero in preda al panico. Dovevo mantenere il vento giusto, identificare la rotta delle altre barche dalle loro luci. La navigazione notturna è pericolosissima. C'è il verde, il rosso, il bianco. Ti accumula una tale tensione nervosa che ti porta anche a fare sciocchezze, a avere paura di deludere. E si ricorda distintamente lei durante una di queste navigazioni come in preda al panico andava da poppa a prua senza sapere dove fosse e dove fosse diretto. Dopo questo primo viaggio Françoise torna a terra mentre Bernard accetta la grande sfida in solitario, accetta di fare la celebre Golden Globe. È una regata lanciata dal quotidiano britannico Sunday Times che chiede di doppiare i 3 grandi capi, Buona Speranza, Lewin e Horn, senza scalo e senza poter comunicare. A quella regata parteciparono 9 sfidanti e uno solo fece ritorno. Molti si ritirarono, uno morì tragicamente, mentre Bernard, famosa questa sua scelta, era in testa, però soggiogato dalla bellezza dei mari del sud, decide di non finire la regata e di continuare a navigare senza scalo verso le isole del Pacifico, perché solo lì, dice, sono felice di essere in mare e forse anche per salvare la mia. Bernard scrive una lettera a François in cui scrive: mia cara, non me la sento di rientrare, forse tornerò un giorno. E lei lo sapeva. Bernard non torna più e dopo 2 anni di silenzio e qualche incomprensione piano piano il loro rapporto si deteriora. Ma per François una nuova vita era cominciata, una nuova casa non lontano da Parigi, di nuovo con i suoi 3 figli e con molti amici e anche qualche squalo di guardia che sostanzialmente girava intorno alla sua storia, la storia tra lei e Bernard. Ma lei aveva un grande progetto: riprendere il mare con una barca a vela che ha chiamato Zanna Bianca.
All'inizio il viaggio avrebbe coinvolto anche un equipaggio, seppur minimo, poi una serie di peripezie, tra cui anche un brutto incidente e la difficoltà di muoversi da soli in un ambiente che lei definisce un ambiente di falloccrati che parlano solo tra uomini sicuri del loro sapere medico. Ecco, questa esperienza la lascia sola, seppure affatto scoraggiata, fino al 17 maggio del 77, quando finalmente Françoise, incoraggiata e sostenuta dagli amici, riprende il largo dalla Rochelle, sola con la gatta Sophie. E da qua riparte, miglia, miglia, verso Malta, poi dopo il canale di Suez, Ceylon, Singapore. Lei e la sua vela. La sua non è solo la storia di una navigatrice e neanche solo la storia di una donna. Piuttosto è la storia di una donna forte e libera, mai condizionata dal contorno, con grandi amori e con grandi sogni, mai abbandonati per quanto fosse fatica quella di conquistare. Per noi sicuramente, per tutti i velisti e anche per tante donne, un esempio.